Signore e signori, non solo, buonasera e bentornati a Marco Plays Hollow Knight. La scorsa volta ci siamo fatti i giardini della regina, arrivandoci attraverso il canyon nebbioso. Il canyon nebbioso di cui finalmente abbiamo avuto la mappa, però... Sì, abbiamo avuto la mappa. Mi sa anche la puntata precedente, però prima di tutto i giardini della regina. I giardini della regina che abbiamo attraversato anche molto più di quanto avrei mai pensato, nonostante non avessi una mappa, perché la mappa, ahimè, Conifer non era lì, era già tornato a casa, tra l'altro a dormire, a ronfare nella grotta. E quindi abbiamo anche la mappa dei giardini, però non solo questo, abbiamo anche visto, un attimo che intanto faccio anche il cambio di sorgente, tornando a Pulvere abbiamo visto Greta, l'insetto che abbiamo salvato tempo addietro, ma che non è più innamorata di noi. No, è innamorata di Zote. Uno zote di cui è innamorata così tanto da scrivere poesie, da idolatrarlo, da renderlo l'uomo dei suoi sogni. In tanti, troppi modi. Tipo ad esempio rendendolo una boss battle molto cruenta, molto... molto ardua. Maledetta Greta, vabbè. E la scorsa volta, purtroppo, è finita in dramma, o meglio, in delusione, perché porca troia, Zote, è difficile da affrontare. Perciò, come ho detto anche l'altra volta, la prima mezz'ora dedichiamo semplicemente a provare a battere Zote. Se non riusciamo a farlo in questa mezz'ora, ce ne torniamo ai giardini della regina e li esploriamo ancora meglio, visto che adesso abbiamo anche la mappa, ripeto. Mettiamo anche la chat di Twitch. Oh, a posto. Bene, scendere. Il bellico difficoltà, nonostante abbia le tessitrici, è il medaglione che aumenta la potenza dei colpi. Quello che si rompe se muori, ma visto che se ne sogno, nel sogno non muori, allora si può utilizzare tranquillamente. Hop! Che poi ripeto, questo ambiente da sogno creato da Greta è un po' malsano. Ah, giustamente. Molto malsano, ripeto. Ma tanto. Il grigio principe Zote è il meno. Madonna. No, ho sbagliato. No. Madonna. No, così no. No, perché? Sì, vabbè. Che fortuna! Madonna, però, no! Sfiga qui, sfiga, tanta sfiga. Rifacciamo subito. Perché ripeto poi, la cosa difficile di Zote è che ti dà istanti molto brevi nei quali potete ricaricare. Tipo quando chiama a sé il Zote volante, oppure quando è a terra, è tramortito. Cacchio. Quindi uno deve riuscire a farlo prendendo meno colpi possibili, il che diventa un po' dura quando ci sono colpi tipo quello dall'alto che ti prendono proprio dove sei tu, all'improvviso. No, che cacchio. Ma non è possibile. No. Oi! Cacchio! No! Ricaricare! Sì! No! Aia, colpa mia! Meno male. No. No.
vabbè. Proprio in mezzo, no. Ah! Ah! Ma io non capisco, in questi due primi tentativi mi è andato proprio in mezzo mentre saltavo. Non capisco, o meglio, quando provavo ad attaccare era già in salto. Non ho capito cosa cacchio ho sbagliato, vabbè. Andiamo avanti. No, ma senti, oh. Santo doppio salto, santo. Ma meno male. No, ma per favore. Ok. Meno male. Perfetto. Via, saltare. No. No, che cacchio. Via, andare via, 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 via. Ok. Ok. No! Oh! Devo arrivare con un po' più di vita, però, perché altrimenti qua stiamo andando avanti con praticamente due, molto per molto tempo anche solo con una attacca, una soltanto. Però mi sa che riesco a fare più in fretta senza il colpo caricato, ma colpendo ripetutamente. O almeno impressione del cacchio di queste prime tre volte. Vai! Ok. Meno male. Vabbè, fa niente, primo colpo. Ok. Yep. Vabbè, fa niente. No, questo invece fa. No, che cacchio per poco. Oi. No, aio. Ricaricare. No! Uppa! No, che cazzo! Due. Mai ci è arrivato così. Oi. Quanti colpi sono? No.
Sì! Così ti impari! E ti impari, brutto idiota! E ti impari! Anzi, la brutta idiota sei tu! Brava, cadi! Cadi! Tutti caduti, bravi! Senza colpi caricati. Sacro, sacro, sacro medaglione. E siamo a 1032. Sacro, sacro, sacro medaglione. Mamma mia, ma quindi se... Allora, prima di tutto salvo. Come altre 9? Benvenuto, World, altro ma... 9 cosa? Prego. Cosa vuol dire rifarlo altre 9 volte ogni volta più difficile, scusami? Cosa stracacchio vuol dire? Che cosa si ottiene a farlo 10 volte? Proviamo una seconda volta allora, perché io pensavo, vedendo che comunque sia c'erano ancora i sogni attorno. Però... Oh signore... Quindi, ancora. Ah, è per il gusto, vabbè. Proviamo a farlo un'altra volta e poi andiamo avanti, va. Tra l'altro ho visto che ha anche sbloccato un achievement. Bene, già iniziamo. No, 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 no. Già, allora, no, così no, eh. Cacchio. Oddio. No, no. No. Ma che cacchio. No. Diamine. Cosa? Ok. No. Mi sono andato contro nonostante fosse riuscito a tramortirlo. Bravo l'idiota. No. No. Ah, statua dorata e Lego. Vabbè, allora proviamo un'altra volta e poi andiamo avanti, perché... Troppo zotto i primi gusti. Già una volta basta. E adesso sputa fuori anche quelli che camminano. No, che diamine. Tra l'altro la notare che ha aggiunto un aggettivo qua. Ui! No. Vabbè, vabbè, fa niente. Tanto tra poco dovrebbe subire. Oi. Punto. No. Ah. Aio. No. Che per pochissimo. No. Lo sapevo io. No. No. Via. No.
No! No! Ah. Alla decima il danno che fa il colpo è solo 8. E niente praticamente. No, 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 allora. Ciao, ciao, Zote, poi ci rivediamo magari off screen, eh? Proprio... Ma ciaone, poi me ne frego dell'ego, della statua d'oro, sì, sì, sì. Chi se ne frega? Ma proprio basta. Allora. Torniamo ai giardini della regina, va? Quindi, giardini... Ah, giusto. Dove cacchio sta la stazione? Mi confondo sempre. Anzi, no, 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 prima dei giardini. Perché il nostro caro amico ha trovato casa sua e quindi... Facciamogli visita. E vediamo che c'è. Ed eccolo qua. E si vede che ha abbandonato. E ovviamente non ho la mappa. Ma a quanto serve... Speranza, aspetta. No. Oh. Buono, però è inquietante la visione. Vediamo. E poi qui c'è... Questo che? Si sale... Se vado di qua però che cosa c'è? Esaminare. Un uovo rotto. È vuoto. Oh, un piccolo coleottero. Spero. Va bene, parlo con lui. No, parlo con lui prima di andare avanti, va? Ok, torniamo indietro. Poi. Ma sì. Vabbè, intanto parliamoli. Via. No. Che ne pensi della mia antica dimora, piccoletto? Una volta era piena di vita. I coleotteri andavano e venivano. Si raccontavano storie dei posti dove erano stati e dei passeggeri che avevano incontrato. Ma è da tanto ormai che credo di essere solo rimasto. L'ultimo coleottero. Ma ora che sono di nuovo in questo nido, sento qualcosa nell'aria. Un odore, un calore, oppure una presenza. Forse gli altri coleotteri sono usciti nel vasto mondo? Sì, non abbandonerò la speranza. I miei simili, vivi, là fuori, in viaggio al di là di queste terre. Ma io non potrei mai lasciare questi tunnel. Non finché ci saranno viaggiatori che hanno bisogno di attraversarli. Vedo che tu hai ancora cose importanti da fare, vero piccoletto? Vedo. Ti accompagnerò finché il mio vecchio corpo me lo permetterà. Godiamoci i vecchi tunnel del Reame ancora per un po'. No, lo so, l'ultimo, il vecchio... Ah, è cambiato vecchio, non è più ultimo! Oh, che bello! Allora sì, era un coleottero vero, uovo di coleottero, sì! Buscio! Che bello! Che bello! E qui invece si va per... Sì, ok, ma... Ah, è di rupi. Ah, vabbè, vabbè, vabbè. No. Che schianto. Opp! Bene. Allora, in realtà devo fare una cosa. Sì, 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 no, ho visto, War. Allora, prima una cosa. Che devo controllare un secondo. Sentieri, sentieri. Torniamo un secondo a Pulveria, perché devo andare ai sentieri. Anzi, in una zona ben precisa, i sentieri dimenticati ora infetti. Le larve! Ho tanto che mi devono dare le cacchio di larve. Via. E se non sbaglio la strada più breve per arrivare alla zona delle larve è questa qui, ovvero farsi prima da Pulveria. Pulveria, sentieri, voi andatevene via. Sper-
sperando che la strada non sia bloccata per qualche motivo. Oh, ok, sì. Sì, tra l'altro devo eliminare... Mi devo ricordare poi quando... Perfetto. Eccole! Quante ne ho liberate? Wow, ne mancano tre allora. Mi sa di sì. Dai, dateci soldi! Su. Mamma mia, ne avrò un bel po' da prendere. Si fanno i 1000! Questo cos'è? Uovo arancio ed un altro! Sì! Quanti soldi ancora? Ma quanto è ricco questo? Altro uovo. No, sigillo, perfetto. Vabbè, arriviamo ai 7000 andando avanti così, però. Sì. Anzi, 8000, che cacchio dico? Ancora, minerale! Minerale, sì, mi serve per il fabbro. Ok, basta. È anche stremato, lo vedo che è stremato il vecchio. Mi ha dato... Quanto? 3000? Quindi, vediamo. Uno... No, allora, no, pensavo no. 1, 2, 3, 4, mi mancano 4 vermi. Ma non posso parlare con nessuno, che peccato. Uno ha fatto Yahoo, 1, 2, 3, 4, quindi 4 vermi... Penso, a meno che non ci sia anche un quinto là in lontananza. Vabbè, 4/5. Ok. Possiamo tornare ai giardini adesso, davvero? Adesso sì. E tra l'altro vado subito così, provvedo a... È Topeciuro, i comandamenti di Zod è Topeciuro. Ok. Facciamo una cosa, grazie, va bene anche per la nostra giornata. Forza fragile, ciao. Quindi, che mettiamo? No, allora. Perfetto. No, non attacco rapido, no, che cacchio dico. Predatore. Ah, ma ne posso avere 5. No, allora, un secondo. Ah, ecco perché. Ecco. Solitamente cosa uso io? Cosa uso? Penso questo che diventa. Allora, che aggiungiamo di uno? Vediamo. Cosa che abbiamo. Oh! Sì, va bene questa combo. Torniamo. Quindi vediamo un pochino anche la mappa, va? Ai giardini, amico mio! Non più ultimo, ma vecchio. Bene, intanto salviamo visto che ci siamo. Oh, che bello. Allora. Quindi... Cazzarola, quanto ho esplorato! Mi rendo conto adesso, vedendo effettivamente quanta parte abbia visitato nonostante non avessi la mappa, ma quanto ho esplorato! Ma veramente tanto, vabbè. Dobbiamo andare verso... credo che dobbiamo andare verso l'alto... Qua. E mi sa tanto che si sblocca. Sì. Credo che la strada per di qua porti effettivamente dove sta l'altro segnalino rosso che era bloccato. Potrei anche togliere questo, mi sa, no? Sì. Andiamo. Thank you.
di qua. Ah, la scorciatoia, giusto, sì. Mi ricordo. Poi... Che cretino! Ma perché? Si sale. Sto. E se vado per di qua però? La mappa non la se... Ma che diamine. Così ti impari. No. Devo avvicinarsi un po' per il fa. No. Perfetto. Ma no, non i geo tra le spine. Se vado per di qua invece, cosa mi ritrovo? Verde via e albero e albero. Oh, ecco la via. Questa era la via. Oh, perfetto. Albero. Mostrami i tuoi segreti. Oh. Ah, finalmente. Eh sì, era la via che era bloccata da lì. Oddio. Questo è un punto del sogno. Ma proprio a fare male, eh? Ma a fare non male, malissimo. E giustamente anche qua sopra. Ok, per forza di cose questa è l'ultima parte. Poi si torna indietro. Poi... Meno male che non si fanno tutti una botta questi qua. Che poi hai la possibilità di morire, comunque sia rimani in progresso. Sì, qui mi rilascio perché tanto devo tornare indietro, no? Perciò. Vediamo per di qua stanno ancora? È ovvio che ci siano ancora, ma che domande ti fai, Marco? Giusto, che scemo, che scemo. Ma che scemo, mi ero scordato che adesso posso attraversare anche l'acido. Beh, che in realtà comunque sia, per saltare per bene, visto che nell'acido o comunque nell'acqua non puoi neanche caricare i colpi, figuriamoci saltare come si deve. Verde famiglia perduta, sentieri incolti, sogni dimenticati. Va bene.
adesso per di qua, al di fuori. Bene. Ok, ho capito come vanno le cose qua. Va bene. Sì, però ti dovresti avvicinare, perché altrimenti io con lo stracacchi posso fare. Non ho capito. Meno male. Interessante questo punto. E c'è anche una larva. Uno. No. Ok, questa è dura. E c'è anche una larva da salvare. Una delle 4 o 5 rimaste. Vai che è ancora bassa. Scemo io, no? Giusto, devo frenare. Non so giusto che. Prima. Vabbè, non so perché non stava scrollando qua dall'applicazione del tablet. Poi. No, è per questo che non ti ho letto questo. Adesso sto leggendo. Poi andrò al negozio, World, tranquillo. Prima finiamo di esplorare questi cacchi di giardini. E poi... no. Perché? Avvicinati. Che ho rischiato veramente tanto. Questo è un punto molto, molto, ma molto complicato. Ok. Sì. Sì. Sì, vivo. Non si sale. Non si sale quindi da qua. Niente. Vabbè, pensavo che di qua si passasse per arrivare. E invece se... no, effettivamente sono andato molto vicino, quindi... vabbè, no, giusto, giusto, era per di... giusto, la via era quella lì, giusto, l'ho già attraversata. Scemo io. Sì, un secondo. Quindi, effettivamente, che cosa mi mancherebbe dei giardini della regina? Perché... il boss, mi sa che mi manca un boss. Vabbè, facciamo una cosa. Prima di fare altro, visto che War mi ha ricordato che ho una barca di soldi. No! E tra l'altro prima che io possa morire. Per l'appunto. Il muro nero devo ancora sbloccarli, cioè... aspetta. Vabbè, a parte quella dici. Sì, giusto.
Ma purtroppo devo ancora eliminare i mulineri, quindi. No! Sì, con calma. Ok, no, 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 bisogno, tanto bisogno. No! No! No, 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 no. Ti prego, dammi altro. Ho notato. Che c'è qua? No, meno male che tanto devo andare per di qua per... Allora, con molta calma. Che poi per fortuna adesso sono comunque abbastanza vicino al coleottero, al salvataggio. Quindi anche se dovessi morire qua. Ma non moriamo qui, dai. Oh! Oh! Mamma mia! Adesso sto meglio. Dovevo stare zitto. Avvicinatevi, prego. Yes. Vai. No, 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 devo. Vai. No, non era. No, 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 devo salire. Mamma mia, la tensione qua, tanta tensione. Ok, abbiamo aggiornato anche la mappa, quindi a questo punto posso anche mi sallevare. E certo che posso levare. Tutti e due. E uno, e due. Manca, sì, la parte del muro nero, giusto, giusto. Quindi effettivamente lo un altro lo rimettiamo. No, non questo qui. Nero. Bene. Come ha detto effettivamente War, ripeto, torniamo ai negozi, perché siamo... strapieni di denaro. E quindi il 2 no cosa, scusa? Non ho capito. Che io poi ancora devo trovare la chiave di qua. O comunque sì, allora un attimo. Questo qui. Eccoci qua. Ma non c'era il negozio? No, aspetta, non ricordo. Non ricordo. Io pensavo che ci fosse un negozio qui, aspetta. Ah, no. No, aspetta. Ah, è il magazzino. Sly. Ah, vabbè, sì, scusa, ho capito. Quindi un altro vuole unirsi al nostro gruppo. Ho un regalo per te, guerriero. Come mercante, trovo molto difficile separarmene senza ricevere nulla in cambio. Ma come gran... Pardon? Cosa? Tu sei un grande maestro d'Aculio, tu! Ma come gran maestro d'Aculio, devo riconoscere il tuo talento. Hai padroneggiato le arti dei miei ultimi allievi. Quindi, secondo tradizione, anche tu vuoi portare il nostro simbolo. Portalo con orgoglio, maestro d'Aculio. Sarei l'ultimo a riceverne uno. Yikes. Sì, ma vorrei anche acquistare. Riprendi il tuo cammino, maestro d'Aculio. Non ho più niente da darti. Almeno, non gratuitamente. Ma presto tornerò su e sarò pronto a prendere i tuoi geo in cambio della mia preziosa mercanzia. Wow. Bama. Bama. Oh, ok, questo è stato sorprendente. Ok. Sì, presto vuol dire appena esco rientro. Ma ciao, Sly. Grande maestro d'Aculio. Poi dai. E possiamo acquistare tutto quanto. La chiave. La chiave. Cioè una chiave semplice. Perché ho urlato così? Vabbè.
Ok, acquistiamo l'acqualunque. Oh. Così iniziamo il viaggio verso l'ottava tacca. E tra l'altro con Patrasio! questo. Sì, continuiamo. Ah, vabbè, giusto. Patrasio! Potenzia le tecniche della curia. Oh. Vabbè, intanto usciamo. Allora, prendiamo anche questo. Prendiamo questi. Quello lo metto all'istante. Intanto prendiamo anche la chiave. Anzi, quante? No, uno stava. Prendiamo anche quest'uovo. Prendiamo tutto quanto. Tutto, tutto, tutto. Aspetta, questo cosa che fa? Ah, praticamente è il potere smash. È il potere smash di Hollow Knight. Per far volare gli avversari. Ok, a questo punto ne prendiamo un pochino, no? Così completiamo il ricettacolo. Yes. E quindi. Ah. Ah, non sono infiniti. Va bene, allora continuiamo, va? Patrasio! Fino a quando no, non ci dice basta. Oddio, più che altro fino a quando il nostro portafoglio non dice basta. Patrasio! Patrasio! Ottava tacca ottenuta. Dovrei riuscire a comprare Patrasio! anche. Sì, dovrei. No. No, non ce la faccio a completare. Non ce la faccio. Non ci riesco. Papasute! Ah no! È finito. Già di ritorno. Sai bene che non ho più niente da venderti. Mi hai ripulito. Ho speravo di dare un'occhiata alla mia montagna di Egeo. Beh, ora è mia. È stato uno scambio equo. Ciao, ciao, Sly. Bene, effettivamente ho speso una marea. E nonostante abbia speso una marea, mi rimangono ancora 1580 Egeo. Bene, salviamo. E vediamo un po' anche questo nuovo. Dov'è che sta? Dov'è? Ok. Cioè, quello proprio. Eccolo qui. Ma sì, allora, ciao, ciao a te. E benvenuto a te. Yes. Papanada. Bene, e quindi adesso effettivamente dove andiamo? Ah, vabbè. Vero, vero, molto vero, io sono l'eroe, vero? Dicevo, dove andiamo a questo punto? Le zone che dobbiamo ancora esplorare sono quelle limitate dall'uomo nero, limitate dalle barriere. Credo. Sì. Cioè ci sono delle zone, quelle con i segnini neri, quindi. Che dite? Anzi, che dici, War? È tempo? È tempo di andare al tempio? È tempo di andare al tempio? Ah, non avevo colto il suggerimento velato. Non avevo colto. Quindi, tempio. No, scusate che sto sentendo Jote parlare sullo sfondo ed è bellissimo. Sentiamolo un pochino, va? Vero, vero? Oh, scusa. Papa, nada. E quindi, e se non volessi vedere il finale normale, allora? Cioè, vabbè, in realtà mi sa che devo, cioè. Dove altro dovrei andare io? A parte il Colosseo. Il Colosseo! Il Colosseo! Ma giusto, il Colosseo, se uno magari vuole continuare con le prove. Visto che abbiamo più Geo. No, non più Geo. Più tacche. Abisso. Abisso, sì, ma dove? Non so dove sia l'abisso. Perché ho capito, l'avevi. Dove sarà l'abisso? Cioè, è in basso, dovrebbe essere in basso perché. Oppure una. Ah, aspetta. Aspetta però. Perché il marchio del re.
Io ripeto, mi ricordo aver incontrato una porta, penso, dove c'era il marchio del re, però non potevo fare niente. Solo che dove cacchio sta quella porta? Chi se lo ricorda? Vabbè, intanto... Colosseo, dai. Colosseo, che mi devo rifare. Ciotta, 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 ciotta. Ah, guarda in basso. Guarda in basso. Beh, qui c'è una... Allora, qui c'è la strada che è bloccata ancora dal muro nero. Se guardo la mappa è ovvio. Allora, aspetta un attimo. C'è questo spazio qua tra le idrovie, l'antico bacino e il nido scuro. Però dubito, cioè non lo so. Questo qui intendo. No, un secondo però. Basta, Zolte, allontaniamoci. Basta. Anzi, è giusto, scusate. Che tanto dobbiamo comunque prendere il coleottero. Basta, Zolte. Ci ha fatto una capatante. Allora, è in basso, perché è l'abisso, quindi in basso. E allora sarà... la mappa, aspetta, fammi vedere fino a dove si espande. Ah, va bene, no, si espande così di suo. È la cosa più bassa in assoluto, e quindi sarebbe questa zona qui, ma... O meglio, questa qua. I terreni del palazzo, ma... Perché hanno questa zona qui che non è completa, però... Che non porta da nessuna parte. E mi sa che là. Ok. Allora. Aspetta, che non ricordo come si chiama. Perché non ci avevo pensato. Va bene. Terreni del palazzo. Terreni del palazzo. Non l'ultimo, scusami, hai ragione. Vecchio coleottero. Credo che sia la stazione nascosta, allora. Non ricordo. Vabbè, adesso vediamo. Sì, è lei, subito! E quante anime? Poche per il momento, perché? Aspetta, vediamo, possiamo farlo? No. Allora, giusto un secondo, adesso che ci penso. Potenziare a quello del sogno, prima di tutto. Torniamo alle terre del riposo, va? Salvare anche un secondo, va? Vabbè, comunque sia, intanto devo potenziare la curio. 1600 però, dove... come? Vabbè, intanto... Araldo, sei di ritorno! Fammi vedere il tuo curio dei sogni! Dunque, hai già raccolto 700 essenze! Chissà se i sognatori ti tengono d'occhio mentre tu lavori instancabile! O se lo fa quel vecchio re! No, i sognatori non tengono più conto di niente, sono tutti morti. Quel loro sigillo. Una mossa disperata, ma intelligente. Mi domando quanto a lungo pensavano potesse reggere. Ma non sarebbe loro alcuno ancora. Con il lento incedere della storia, sono diventati indifferenti al suo ripetersi. Prendi il tuo dono e continua a raccogliere essenze. Quando ne avrai 900, torna a trovarmi. Yes! Corri! Amo! La culo di sogno racchiude 900 essenze nel suo nucleo! Ti sorprende che questo antico reame nasconda così tanti sogni? Sì, inizia a vederli! I legami tra noi e i sogni che ci lasciamo dietro, come orme nella polvere!
È giunta l'ora che tu impari come ritornare nei luoghi a te connessi. Prego? Tieni stretto la cuore dei sogni, Araldo, e immagina un grande portale che si apre davanti a te. Teletrasporto? Cos'è? Portale dei sogni. Tieni premuto X. Tieni premuto giù mentre usi la cuore dei sogni per collocare un portale dei sogni. Tieni premuto su mentre usi la cuore dei sogni per viaggiare fino al portale. Posso teletrasportarmi! E il prossimo dono però? Ah, la cuore dei sogni brilla intensamente! Continua così e torna a trovarmi quando avrai raccolto 1200 essenze. Questo regno è pieno di vecchi ricordi, sia splendidi che grotteschi. Cercali, rivelali e raccogli nelle essenze. Oh cacchio. È strautile. Quindi tanto per fare un esempio. E poi quanti ne ho di... Oh, no, mia povera voce, 1076, ok. Ok, portale fatto. No, scemo io. Un attimo. War, una domanda però. Se vado all'abisso, poi posso tornare indietro oppure no? Cioè, nel senso, posso fare poi altro dopo l'abisso, giusto? Ok, a posto. Allora, abisso. E poi vedremo quando la seconda prova del Colosseo, perché mi devo rifare là. Ok, giusto per avere una conferma però, Yes, yes. Si torna qui. Ok, perfetto. Volevo provare. Ah, ma quindi funziona praticamente tu piazzi un'area del teletrasporto e poi andando... E poi, vabbè... E tu che ci fai qua? Ti avevo appena portato alla stazione nascosta. Come hai fatto tu? Ma lasciamo stare. Anche se non sono più l'ultimo, sono comunque vecchio. Ne ho visti anche troppe io. Quindi lasciamo. Quindi, cacchio, questo qui ancora però no. Aspetta. Ma se io... No. No, non fa. No, perché speravo che magari si aprisse un portale così, una cosa a cacchio. Ed eccolo qua, era qui, cioè, ho capito che era qui, però non so perché non mi ricordavo il punto, mannaggia. Vabbè, rileggiamo qui. Esseri superiori, queste parole sono rivolte a voi soli, e il nostro puro ricettacolo asceso. Non resta che il rifiuto e rimpianto della sua creazione. Non entreremo più in quel luogo. E signori e signori, benvenuti nell'abisso. Non ancora, ma... Mamma mia, quanto è nero. Ah, spine, perfetto! Mamma mia, quanto è nero. Nero come la pece.
per di qua. Beh, oh, quanti soldi! Okay, quindi il teletrasporto sarà utile per un boss, va bene. Poi io. Scemo. Cretino. Idiota. No! No, 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 no. Ah. Speravo che ci fosse piattaforme un po' di più, però. Ok. Con calma. Ah. No. No. No, no, no. Andiamo! Vabbè. Un po' risalita perché devo capire che cacchio ci sia lì. Poi, ciao! Ok. Lì si arriva da dove? Qua. Ok, è questo, eh? Una pietra di un blu profondo. Una pietra di un blu profondo su una piattaforma. Nient'altro, però è ovvio che servirà a qualcosa. Vabbè. Bisogna capire a cosa, però. Sì, ok, ma... male. E torniamo di là che ci sono tanti soldi che ci aspettano. Ui. Sapete che c'è? Abisso è lungo. Per di qua, vabbè, ma non mi fa vedere una fava, quindi. Siamo alla fine! E in tanti sono arrivati alla fine da quello che vedo. Mamma mia. È inquietante. Che? No! No, Lea, no! No, 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 no! Come me, no! E no, e no! Già mi basta la mia quando muoio, no! No, anche voi no. Quindi se va...
Dicevo, se vado a destra... Vabbè, ci sono due vie, una a destra e una a sinistra, quindi quella a destra porta da... Ah, beh, no, 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 mai, madonna, quindi tutte le anime qua. Ah! No. No. Perché? Ah, oh. Pure due. Ah! Parte. C'è qualcosa di là. Allora, intanto. No, proprio no. Per un pelo. Qua invece no. Questi tra l'altro neanche ti danno succo, perché giustamente sono anime. E questo è per... Ok... Un faro! È un faro! Vediamo. Da notare tra l'altro che l'addetta al faro mi sa che non sta dormendo. Ok, quindi con questa luce che succede? Perché è più buio di prima? Vediamo, allora forse aspetta un secondo, forse da questa parte... Sì, da questa parte. Quindi la luce... Perfetto. Sì, quale è morto però dei 100.000? Dove? Ah! Scemo io. Allora, torniamo un attimo sopra, va? Vabbè, ok. Dopo. Poi quando... Vabbè. Perché non ci ho pensato subito? Ok, quindi... Grazie al faro, andiamo per... Morire, a parte quello. Ok. Maledetto che poi questo è per... Vabbè. Ah, va bene. Ah, praticamente è, la... è questa la via bloccata dal muro nero. Ah. Yikes. Devo tornare indietro. No. Qua effettivamente perché c'è una cosa lì nascosta. Esattamente, come cacchio si fa allora? No. Quindi, come? Aspetta, forse ci deve essere da qui. Vediamo. Mmm.
Serve altra luce, mi sa. Ah, Metroid. Sembra uno dei ciozzo di Metroid così. Mi sa tanto che devo aspettare, vero? Appunto. Mantello dell'ombra. Premi ZR per scattare in avanti avvolto dalle ombre. Usa il mantello per scattare tra i nemici e loro attacchi senza subire danni. Oh! Eh sì. Ecco come si fa. Ciao! Non un nuovo infetto, quella roba lì. Uovo arcano. Ciao! La luce. Ah, no, giusto. Un secondo, risaliamo qui, tanto che ci siamo, e andiamo a parlare con il cadavere. No! Prego? Non mi è venuto in mente, cacchio! Ottimo! Il che vuol dire che effettivamente se torno dall'altra parte, allora io effettivamente trovo la strada. Vabbè, tanto lo faremo dall'altra parte poi, quando ci ripasseremo semmai, vabbè. Quindi, un attimo... Non so perché non ci ho pensato, Warp, perché ero così, perché ero comunque fissato sul fatto che saremmo dovuti andare dall'uovo nero per poter passare, per liberarci dai molineri. Invece no. Eccoci qua. Spegnerlo? Impossibile. Maestà, perdonatemi, il mare mi chiama. È il mare delle anime. No! Vabbè, scemo io qua. Ah, vabbè, mi ha mandato comunque di qua. Ma quindi, se questo stava a destra, a sinistra che c'è? A parte altra morte e devastazione, ovviamente. No! Perfetto, mi ricarico. Boss? No. Però questo cos'è? Quello dei sogni? Le nostre voci grideranno ancora. Oh. Le voci di chi? Questi chi sono esattamente? Sì. Aspetta, vi grideranno, aspetta, chi, aspetta, chi è che urla? No, perché... Chi è che urla? Aspetta. Chi è che urla? No. Aspetta. Chi è? Un nemico che urla. No, perché... Vedendo queste forme così, penserei anche alle larve in un modo o nell'altro, però...
Edendo, aspetta, chi è che urla? Vabbè, ma loro ridono, non è che urlano e tipo oh 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 oh. Ma chi è che urla? Aspetta, a parte quelli che si schiantano, ma rileggiamo un secondo. Le nostre voci grideranno ancora. Grideranno, grideranno le voci di chi? Accidenti, mi sto rovellando il cervello adesso. Chi? L'urlo? Madonna, ma non me lo devi dire, War, però, vabbè. Tra l'altro non ho succo, quindi non posso neanche usarlo. Un secondo, torno indietro. Tra l'altro noto che la carica si è velocizzata tantissimo. Urlo. Ah. E quindi altro power up. C'è il power up dell'urlo. Il grido dell'abisso. Gli incantesimi consumano anime. Rigenera le anime colpendo i nemici. Quindi, sì, va bene. Quindi, se lo volessi provare, cioè, proviamo un secondo, va? Madonna! Comunque noto che il nostro caro amico sta diventando sempre più scuro, con i suoi power up. Power up. Bene, adesso per risalire e terminiamo anche la puntata, direi, da questa parte. Oddio, devo rifare la scalata con loro. No? No. No, di qua. Che cacchio, la scalata di che? Secondo, perché devo controllare una cosa. Ma effettivamente io quanti minerali ho? Ah no, aspetta. Non ho ancora potenziato questa però. Lo spirito vendicativo non è ancora potenziato dall'oscurità. Quindi un attimo, abbiamo la chiave semplice, va bene. Aspetta, dov'è che... Che dovevo controllare? Aspetta. Al minerale terreo, 2! Oh, sì, poi devo andare effettivamente alla città delle lacrime per potenziare. Yes! Cacchio! Una traccia dell'abisso che ha preso forma. Ok. Aspetta. No. Non serve? No. Non mi fa entrare però. Io speravo di poter salire in qualche modo. Oh. Aspetta, devo capire. No. Cosa devo fare qua? Aspetta un attimo. Ah, ok, sono loro, va bene. No, perché io speravo di poter... Effettivamente, come si esce dall'abisso a questo punto? Perché deve esserci una strada che ti eviti di rifare tutto quanto.
tutta la discesa che adesso sarebbe salita. No, dubito. Immagino. Aspetta, forse di qua. Aio. Ciao. Ma dubito, non ho visto nulla da qui. Aspetta, però effettivamente. Scusa? Scusa un attimo, però. No, aspetta un attimo. Perché? Ma perché mi mostra questo allora? Perché? Che vuol dire? Ah, lui fa così, va bene, d'accordo. Vediamo di qua. Che figo. Oh, no! Ma quindi, di là non si può passare per andare, per tornare indietro. Andiamo un secondo di qua, aspetta. No. Allora, un secondo di qua. Ah, davvero? Meno male. Ricaricare. Ok. Perché se rifaccio il mio valore 1 qua, giustamente, non succede niente. Salire. Oh! Sarà. Vabbè, ma in realtà io non devo rifare tutto. Metà mi sa. Ma speravo che ci fosse un piccolo segreto. Vabbè, comunque sia. Mi libero di te. No! Madonna. Vabbè. Avrei dovuto mettere però il passaggio proprio all'inizio, pensandoci. No. Benissimo. Sicurezza. Sì, metto portali ogni tot perché metti caso che deve che cada per sbaglio, almeno ho l'ancora di salvataggio. Per evitare di farmi il tragitto lungo. No, no, non prendi qua. Là, Hornet! La venu venido. Il luogo che mi aggene. Fantasma.
Vedo che hai affrontato il luogo che ti ha generato, e ora ti avvolge la sua sostanza d'ombra. Anche se la nostra forza ha origini simili, quella parte di te, quell'essenziale vuoto interiore, non mi appartiene. È curioso che una tale oscurità mi dia speranza. In essa vedo la possibilità del cambiamento. Una strada difficile si apre dinanzi a te, e al suo termine una scelta. Prolungare la stasi di questo mondo, o affrontare il cuore della sua infezione. Cacchio. Ancora? Ti chiederei di prendere la strada più difficile, ma qualunque fine ci attenda, tu dovrai essere la scelta. Sì. Beh, direi a questo punto che prendiamo la scelta difficile. Ovvero, non prolungare la stasi, ma risvegliare il mondo. Cacchio. Beh, Hollow Knight effettivamente cavaliere vacuo. Vediamo un po' di più il perché. Quindi questo vuol dire che io sono andato qua. Cioè, effettivamente ho visto tanti cadaveri. No. Ho visto una marea di cadaveri, effettivamente. Sul fondo. Molto simili al nostro caro personaggino. Però non pensavo. E poi adesso che ci penso, ogni volta che moriamo l'anima è nera. Come quella lì. Quindi quelli sono tutti simili. Solo che loro non sono riusciti a... Ma perché allora lui è capace di ritornare in vita e di riprendere la sua anima? Perché? Perché lui può e gli altri no? E perché me lo chiedo soltanto adesso? Sì. No, ma in realtà l'abisso me lo facevo molto più lungo. Strano. Mi sa che è più lungo capire dove cacchio andare. Dove cacchio scendere. Evitando di morire. Oh. Ma io direi che per questa sera terminiamo qua. Sì che terminiamo qua. O meglio... Sì, terminiamo qua. Che puntata! Che puntata! Zote sconfitto per prima volta e si dovrebbe sconfiggere altre 9 volte per l'ego e per la sola d'oro, però no grazie. Si è fatto l'abisso, abbiamo sbloccato tanti poteri e tante cose, wow! E anche un bel po' di loro aggiungerei, wow. Questa sì che è una puntata, e questo sì che modo per finire il secondo appuntamento settimanale con Hollow Knight. Per domani invece... L'appuntamento settimanale solito con The World and 3D. Nel caso vi sia piaciuta la video questa sera, iscrivetevi al canale in Twitch. Se invece vi siete persi come sono arrivato fin qua, comunque sia tutte le altre serie, perché per la prima volta avete visto il mio canale, c'è il canale di YouTube, il cui link potrete trovare sul canale stesso di Twitch. Se invece volete rimanere in contatto con Marco Pleso, comunque sia essere sempre informati su livestream, reazione a conferenze, Nintendo Direct e quant'altro, ci sono i canali social, gli altri canali social: Marco Place su Facebook, Marco _ Place su Twitter e Marco Place News su Telegram. Potete trovare i nomi a questi canali in sovrimpressione sull'overlay di Twitch di questo video. Per il resto, grazie a tutti quelli che hanno visto, grazie a coloro che hanno partecipato, e ci vediamo domani.